Salve cari amiche e cari amici, qui in un nuovo video al vostro Santen Chan e il nostro amico Hortus Biologicus mi ha chiesto di fare un video sull'ennesima vendita di un tesoro dell'industria italiana, il parmigiano reggiano. E sulle insondabili, inspiegabili ragioni per le quali noi ogni volta ci alieniamo un prodotto della nostra industria. In realtà la cosa è molto più vecchia di quello che sembra. Comunque, adesso cerco di rispondere, perché ci sarebbero tante cose da dire sull'argomento che non basterebbe un video. Se avete qualcosa da dire sul tema, qualche commentario, qualche domanda, scrivete sotto e condividete anche affinché anche altri amici, parenti, familiari vostri possano commentare. Vi ricordate quando hanno chiamato diversi curatori fallimentari per le ferrovie dello Stato? E si è arrivati ad avere pulci, ratti e pidocchi nei treni. Eppure a ogni curatore fallimentare lo si è pagato un botto, un sacco di soldi. Lo stesso è successo con Alitalia. Lentamente, già dagli anni 80-90, c'è stato un declino di Alitalia, fino a che è andata in bancarotta, è fallita. E ogni volta che apriva un telegiornale, il giornalista di turno si chiedeva: riusciranno a salvare l'Italia dal fallimento? Chi la comprerà? Già lo Stato non se ne curava più, ma questo da circa 20 anni. E poi in pratica è rimasta solo di nome italiana l'Italia. In pratica se la sono comprata gli stranieri. È passata ad essere una dependenza straniera. E questo vale ancora di più per i marchi. Per esempio la Fiat. A Giovanni Agnelli gli hanno dato tante finanziazioni di Stato, tanti aiuti a fondo perdere, perché se no la storia era sempre la stessa. Avrebbe dovuto licenziare persone, metterle in cassa integrazione, e allora gli si dava finanziamenti pubblici. Andreotti, Giulio Andreotti, gli ha dato un sacco di soldi a fondo perdere a Giovanni Agnelli. E adesso guarda gli Agnelli che hanno fatto. Con Marchione hanno fatto un accordo con la Chrysler e la General Motors. Sono andati a Detroit, in Michigan, e hanno chiuso un sacco di piante industriali in Italia, o hanno messo in cassa integrazione molti operai, e in cambio di un po' di liquidità ai nordamericani gli hanno regalato tecnologia. Quindi sono migliorate le auto nordamericane e si è salvata finanziariamente la Fiat. Ma a quale prezzo? Avevano detto che non se ne sarebbero mai andati dall'Italia se li aiutavano finanziariamente. Allora aiutali ad andare bene e che loro se ne vanno proprio via. E questo succede per molte e molte fabbriche ed industrie italiane. Molte volte i discendenti, i figli, i nipoti di coloro che hanno messo una fabbrica non possono o non se la sentono di continuare nella fabbrica, perché magari hanno anche altri progetti, oppure non riescono a vendere. E allora purtroppo non ci sono industriali in Italia che vogliono arrischiarsi sul made in Italy, e lo Stato italiano è in deficit, non è capace a aiutare le sue proprie imprese. Ma quando deve trovare i soldi per aiutare
imprese straniere a venire in Italia li trova. Salvini, per esempio, ha detto: bisogna ridurre le aliquote, le accise, le tasse, le imposte per le aziende che vengano a investire in Italia. Bravo, però per le aziende italiane non si trova mai nulla. Tanto poi quei soldi in che si trasformano? In aumento impositivo per gli italiani. Quindi ci aumentano le tasse per aiutare gli industriali stranieri a invertire in Italia. In pratica gli si fa uno sconto, un buono inversione. Ma gli industriali italiani, che gli si dà? Niente, un bel niente. Non a tutti, perlomeno. All'Olivetti anche gli davano tanti aiuti, soprattutto all'Olivetti di De Benedetti, e lui poi mandava in cassa integrazione, giocava alle borse bulgare, perdeva e chiedeva altri soldi in prestito. Quindi come salvare il Made in Italy? Come salvare i nostri tesori industriali, soprattutto dell'industria alimentare, che è una delle nostre punte di produzione industriale? Veramente non lo so, ma ogni politico per andare al potere promette le stesse cose, che bisogna rimanere un paese competitivo, salvare il lavoro, salvare l'industria alimentare, salvare l'industria nostrana. Poi, una volta che arriva al potere, fa lo stesso degli altri, cioè niente. Diceva Totò: ridiamo valore ai giovani, ridiamo valore allo studio, ridiamo valore alla scuola, ridiamo valore al lavoro, ridiamo valore alle industrie, ridiamo valore alla cultura, ridiamo valore all'istruzione, ridiamo valore ai nostri prodotti, ridiamo valore alla terra, ridiamo valore all'arte, ridiamo valore ai musei. Sì, ebbene sì, ridiamo. Ha, ha, ha. Infatti i politici promettono di ridare, promettono: ridiamo valore qua, ridiamo valore qua, ridiamo di qua, ridiamo di là. E poi, quando arrivano al potere, quando salgono al potere, ridono. D'altra parte, loro l'avevano promesso: ridiamo, ridiamo, ridiamo. E quando arrivano al potere, ridono. La Raggi è il problema spazzatura. Ogni tanto riappare la spazzatura, i ratti, i topi, che io amo, ma non quelli che sono una minaccia. Eppure la Raggi adesso se la ride, è tutta raggiante. Io pensavo l'avessero raggirato. D'altra parte ha lavorato, ha fatto il tirocinio, ha fatto la passante, la Raggi, nello studio di Previti. Previti, l'avvocato di Silvio Berlusconi, che Silvio Berlusconi lo ha postulato come parlamentare, non so se deputato o senatore. Quindi bel tirocinio che ha fatto, bel apprendimento che ha fatto, non solo come avvocata, poi si è presentata nella politica. Coincidenza? Non lo so. Allora significa che quelli del Movimento 5 Stelle e Pentastellate hanno connivenza tanto con la vecchia politica del PDL come con la vecchia politica del PD. E non lo so mica. Che stanno facendo il nostro paese? È un libro che ha scritto Michel Moore, il giornalista nordamericano di 911, Fahrenheit, eccetera. Ma che stanno facendo il nostro paese? Ma non è da adesso, con il parmigiano reggiano o con il grana padana, non so, e dagli anni 80, dagli anni 70, dagli anni... Ma voi lo sapevate che quasi
un'acqua minerale su 10 ormai è solo italiana. La maggior parte delle acque minerali è francese, ma questo dagli anni 90, dagli anni 80. Leggeria, che poi a Roma è difficile trovare leggeria, la trovi più a nord o a sud. Perché? Perché quelli che vendono acqua minerale per avere un valore aggiunto contano sul trasporto, ti fanno pagare il doppio di quanto si spende nel trasporto. Allora, bisogna consumare 0 chilometri, ma l'acqua minerale di Roma la vendono nel centro nord e nel nord, così costa di più. Soprattutto poi te la rivendono quando Leggeria l'hanno comprata i francesi, così costa anche molto di più, perché magari la portano in Francia, poi la riportano in Italia. Quindi, caro Hortus Biologicus, rassegnati, che possono fare i cittadini? Tu dici: non compriamo questo prodotto perché l'hanno comprato i francesi. Va bene, ma quando si saranno comprati tutto, e non solo i francesi, i tedeschi, i portoghesi, gli spagnoli. D'altra parte, i nostri industriali che fanno? Comprano i prodotti di altri paesi. Così noi mangiamo straniero e gli stranieri mangiano italiano. Ma perché questo? Per espandere la cultura enogastronomica per il mondo? No, perché se tu ti compri un prodotto spagnolo, c'hai più plusvalenza, più margine di guadagno a venderlo in Italia che non in Spagna. E gli spagnoli vendono prodotti italiani in Spagna. Così il trasporto, il marketing, una cosa un'altra, guadagni di più a vendere spaghetti italiani a Madrid e paella congelata a Roma che non viceversa. Quindi è questa globalizzazione che porterà gli industriali italiani ad appuntare sulla produzione di prodotti stranieri ed industriali stranieri a comprarsi industrie italiane. Poi anche i discendenti dei fondatori delle industrie italiane che non vogliono o non possono continuare con l'attività della loro industria, completa il quadro. Spero di essere stato molto chiaro. Adesso c'ho poco tempo, caricherò la Premiere una volta editato il video, fra mezz'ora, un'ora. Grazie di seguirmi, non lo voglio fare troppo pesante, tanto ho detto l'essenziale. Caro il mio amico Hortus Biologicus, non lasciate di seguirmi, condividete i miei video, mi raccomando, scrivete i vostri commentari sotto questo video e condividete il mio video affinché anche altri possano commentarlo. Poi nella community del mio canale caricherò le anteprime, ma mi raccomando, commentate nella mia community per farmi sapere cosa ne pensate e avviare nuove conversazioni. Potete pubblicare delle foto, mettere il link dei vostri video, dei vostri canali e commentari. Ciao dal vostro Sant'Enchan.